Volati, Lupino, con il professor Nesti. Beh, io comincio subito con un paio di citazioni, così me le levo di torno e poi parlo, che sembrano distanti, apparentemente lo sono, ma in realtà no, spero poi diventi chiaro il motivo. La prima è di Bukowski, che sembra non c'entrare nulla con la mistica, ma ci arrivo. Questo è molto importante, oziare il ritmo e l'essenza. Se non ci si ferma completamente, non si fa nulla per lunghi periodi, si perde tutto. Sia che tu faccia l'attore, qualsiasi cosa, la casalinga, devono esserci grandi pause tra un picco e l'altro, dove non si deve fare assolutamente niente. E quanti lo fanno nella società moderna? Molto pochi. Ecco perché sono completamente pazzi, frustrati, arrabbiati e carichi di odio. Un tempo abbassavo le tapparelle e rimanevo a letto per 3 o 4 giorni, mi alzavo a cagare. Mangiavo una scatola di fagioli, tornavo a letto, poi mi vestivo e uscivo. E il sole era splendente e i suoni grandiosi, mi sentivo potente come una batteria ricaricata. Ma sai qual era la prima cosa che mi buttava giù? La prima faccia umana che incrociavo sul marciapiede, metà della mia ricarica se ne andava all'istante. Una faccia mostruosa, inespressiva, stupida, insensibile, caricata dal capitalismo, lo sgobbone. E tu facevi oh e se ne andava via, metà carica. E adesso un estratto di Saul Bellow che in qualche modo è contiguo a questa idea del modo, come dire, di un certo modo di intendere la temporalità. È un romanzo del 44, si chiama L'uomo in bilico. E un suo alter ego scrive: è raro ritrovarsi soli nella città dove si è vissuti quasi tutta la vita. Eppure per me è letteralmente così. Sto da solo in una stanza per 10 ore al giorno, me ne sto pigramente seduto nella mia camera in attesa dei piccoli eventi cruciali della giornata. La domestica che bussa, l'arrivo del postino, certi programmi alla radio, e la sicura ciclica angoscia di certi pensieri, scusate. Ho pensato di andare a lavorare, ma non mi va di ammettere che non so usare la mia libertà e che sono costretto a tuffarmi nella schiavitù del lavoro, semplicemente perché non ho risorse. In altre parole, non ho carattere. Non posso fare nient'altro che aspettare o rimanere in bilico e sentirmi sempre più scoraggiato. Mi è del tutto chiaro che mi sto guastando, sto accumulando un acredine e un rancore che, come acidi, divorano le mie doti di generosità e di buona volontà. Appunto, come dicevo all'inizio, può sembrare una scelta provocatoria, no? Aprire un intervento sulla mistica con due autori che, tra l'altro, non sono certo noti per aver sviluppato, insomma, delle tematiche legate alla religiosità, no? Bukowski era un ubriacone, molto simpatico, peraltro, ma insomma. E Saul Bellow è un po' il papparino di Philip Roth, molto pruriginoso, insomma. Certo, ebraico, ma a livello culturale, più che antropologico culturale, più che religioso. Però quello che mi ha colpito di questi due interventi è il fatto che, al di là del fatto che Bukowski faccia un po' l'elogio dell'ozio, no? E invece Saul Bellow sviluppi forse in modo un po' più vicino a noi, si soffermi di fatto su una situazione da quarantena, no? Di segregazione. È il fatto che mi sembra che possano rappresentare un punto di partenza, cioè, come dire, loro arrivano qui e poi Thomas Merton, che è il mistico che ho scelto per il mio intervento, comincia là dove loro si fermano, no? C'è una frase di Thomas Merton che dice: la preghiera e l'amore cominciano proprio là dove la preghiera sembra impossibile e il cuore è diventato di pietra, no? E quindi questa situazione, questo stallo che sia Saul Bellow che Bukowski mettono in rilievo, ovviamente in modi diversi, più provocatori il primo e un po' più letterari l'altro, mi sembra che mettano il dito nella piaga di quello che è uno dei mali spirituali, insomma, del nostro tempo, cioè l'attivismo, lo sgobbone di cui parla Bukowski, cioè il fare per il fare neanche in vista di un obiettivo, no? Dostoevskij, nelle Memorie di una casa di morti, dice che se vuoi far morire un uomo, fagli fare un lavoro inutile. No? Lui faceva l'esempio di spostare dei sacchi da una parte all'altra, che era una cosa che i nazisti fecero, tra l'altro, nei campi di concentramento. Ecco, cioè quest'idea che oggi è imperante, peraltro, no? Bisogna fare qualcosa, no? Che è l'esatta antitesi dell'idea di contemplazione. Che cos'è la contemplazione? Qui cominciano un po' i problemi, nel senso che è una nozione che
senza la quale non si dà vita mistica, non si dà mistico in senso stretto, no? senza il concetto, senza la pratica della contemplazione, e però allo stesso tempo è qualche cosa che non si può esprimere a parole, no? Merton ci torna continuamente su questo. Ma il dato che mi colpisce di più è anche la ferocia, questo non viene quasi mai fuori quando si parla di Thomas Merton in rapporto al mondo, no? Lui ha parole che sono veramente, cioè che quasi fanno concorrenza a Bukowski da un certo punto di vista, no? Per sottolineare l'estraneità della vita contemplativa rispetto a ciò che è il mondo, non mondo inteso in se stesso, come dire, in senso ontologico, ma estraneità del mistico rispetto a chi ama il mondo in quanto tale. Lui parla di arroganza del mondo degli affari, tutta una serie di espressioni molto dure rispetto alla vita che conduciamo, che fra l'altro in anni in cui, per esempio, Adorno, tutta la scuola di Francoforte, si scagliava addirittura nel caso di Adorno, per esempio, su qualsiasi manifestazione, la TV, la radio, il jazz, no, che fosse legata alla vita moderna, no? Quindi il primo dato che emerge è un po' la contrapposizione, l'alternativa, insomma, no, tra vita contemplativa e vita moderna contemporanea. Merton squalifica addirittura tutta la storia della filosofia moderna da Cartesio in poi, no? E si oppone a tutti i dualismi. E quindi il dato che mi provocava in prima battuta, leggendo in particolare tre testi di Merton, uno molto piccolo ma denso, che si chiama Che cos'è la contemplazione, e l'altro è Nessun uomo un'isola, appunto da John Donne, e Nuovi semi di contemplazione, era la riflessione sul fatto, come dire, l'anticamera, insomma, di una riflessione sul concetto di contemplazione, il fatto che abbiamo disimparato a stare soli negli ultimi decenni, no? E forse in questo la pandemia ci è venuta incontro, insomma, almeno all'inizio. Non è un caso che ci sia una raccolta di saggi anche molto bella di Jonathan Franz, uno scrittore americano, che si intitola proprio Come stare soli, no? Quindi quest'idea, allora tra l'altro non c'erano ancora nel 2003, insomma, tanti social perlomeno non esisteva, però c'era già in personalità sensibili, non solo letterarie, come Tito Franz, ma ce ne sono molte altre, era già passata l'idea che questa società tecnologica ci stesse allontanando non solo gli uni dagli altri. Prima Alessandro parlava benissimo di questo, che non tornerò sulle dinamiche, no, legate al narcisismo, alla questione della ricerca continua di approvazione, di consenso, che si risolve di fatto poi in un continuo gioco al rialzo, no? che è contiguo, è affine al produce e consuma, all'acquisto online, per cui appena soddisfatto un bisogno ne nasce un altro, no? Queste cose che appunto Alessandro diceva bene prima. E quindi quest'idea che la tecnologia ci ha reso, o comunque ha contribuito a renderci, no, distanti dagli altri e spesso anche da noi stessi. E la questione principale, che come dire, chiaro, è la sfida di una vita più che l'oggetto di un contributo di una mezz'oretta, è che ne è dell'uomo spirituale in tutto questo, perché la distanza davvero rispetto a 40 anni fa, penso a un film, c'è un'istantanea che ho in testa, che ogni tanto mi torna, è Un campo lungo di Teorema, il film, in cui c'è l'industriale, no, il pater familias, nudo, che grida nel deserto. È il grido di chi cerca Dio, di chi è stato spogliato di tutto, è arrivato in quel caso Eros, no? Vi ricordate un po' la storia, ha portato scompiglio in tutta la famiglia, l'unica che è sopravvissuta, che è sopravvissuta, e non solo, ma c'è questa scena anche nel film in cui ascende al cielo, è la contadina, no? È l'unica in grado di avere ancora una spiritualità attiva. Gli altri sono fregati totalmente, ma la cosa che mi impressiona pensando a quel film è che tutto sommato la concezione che sottostava a questo finale aforetico, aperto,
perché il regista stesso lo dichiarava, io non so cosa ci sarà dopo questo schifo di capitalismo, parole del regista, diceva proprio merda lui. E erano ottimistiche, perché un grido, voce di uno che grida nel deserto, è perché si aspetta una risposta, no? Mentre invece oggi l'uomo di massa, l'uomo medio, usiamo le espressioni, ognuno sceglie quella che preferisce, e non grida neanche più, o comunque sembra quasi non aspettarsi più una risposta, no? E quindi, che ne è dell'uomo spirituale in questa situazione? Perché è chiaro che la scienza dà risposte che sono parziali e puramente basate puramente su motivi pratici, di efficientismo, di funzionalità. L'arte, prima citavo Franz, lui parla di religione della letteratura, però questa è una cosa per pochi. Lorenz, che era un grande scrittore all'inizio del Novecento, scrive L'amante di Lady Chatterley, che è questo romanzo meraviglioso, ed emerge, siccome parla a lungo della civiltà industriale, di tutti i suoi mali, e la soluzione che dà lui è la vitalità del corpo, no? Questa storia d'amore bellissima che ha questo guardiacaccia con la nobildonna sposata a uno storpio, che diventa metafora della civiltà industriale, no? Uno che non può camminare, però pontifica sulla poesia, no? Si sbrodola addosso in continuazione. E oggi anche questo culto niente affatto edonistico del corpo è problematico, secondo me, perché appunto lo vediamo, no? Cioè, la maggior parte dei rapporti si regolano virtualmente. Cioè, c'è un libro che è uscito a gennaio di un sociologo, Carlo Bordoni, che si chiama L'intimità pubblica alla ricerca della comunità perduta. Il sottotitolo è: non ha bisogno non c'è bisogno di nessun corollario, no? Cioè, è chiaro che il virtuale, che pure ci è venuto incontro, non so, durante il lockdown, eccetera, ma i rapporti virtuali sono recidibili in qualsiasi momento, no? Per definizione, basta non rispondere. Cioè, appunto, per usare, poi non lo cito più, Franz, lo scrittore americano di prima, diceva: internet è nato per soddisfare i bisogni a distanza o qualcosa del genere. Ma magari non è nato solo per questo, però spesso nei rapporti umani la realtà è fatta anche di questa facilità, no? Cioè del fatto che non c'è qualcosa che fa attrito, che resiste, e qualsiasi tipo di rapporto, di relazione sentimentale, di amicizia, eccetera, ha a che fare anche con questa resistenza. Io ci pensavo soprattutto appunto nel corso della prima quarantena, quando, per tornare alla questione del tempo dei primi due svalvolati che ho citato prima, è che legato al fatto che quando parlavo con persone, conoscenti, ex colleghi, eccetera, loro mettevano sempre l'accento sul tempo da occupare, no? Mi manca la routine, non so come passare le giornate. Mentre a me colpiva il fatto della mancanza proprio fisica delle persone intorno a me, ma proprio voci, corpi, odori anche, no? E quindi pensavo all'altra faccia della questione, che in questo caso è bello, Saul Bellow che solleva, però è legata alla questione del riempimento del tempo. Io cerco di riempire il tempo perché sono vuoto, no? È il contrario della pienezza della contemplazione, che è l'esperienza con la E maiuscola, no? E Merton arriva a dire: è un'esperienza solo per la memoria, no? Quindi già il termine esperienza è inadeguato per la contemplazione, perché presuppone un soggetto. E ogni volta che noi facciamo esperienza di qualcosa, ci mettiamo dentro noi stessi, no? In qualche modo. Io ho fatto questa esperienza, no? Anche l'espressione la dice lui. È chiaro che poi il linguaggio si sfarina, sono cose che a noi sembrano, talmente a me in primis, se voglio, non sono un mistico, cerco di capire, ma è qualcosa, come dice Cioran, qualcosa che sta al di qua della parola, no? Non al di là, non attraverso, ma al di qua, e però in qualche modo bisogna cercare di restituirla. Il problema è che, dice Merton, solo chi ha fatto esperienza della contemplazione riuscirà a riconoscere ciò che è contemplazione leggendo le parole, no? Altrimenti no. Quindi c'è questa situazione molto paradossale, ma appunto in rapporto alla questione del tempo, del riempimento del tempo, mi fa sempre pensare al grande inquisitore di Dostoevskij, no? Alla grande scommessa perduta di Cristo,
a cui il grande inquisitore rinfaccia di avere dato all'uomo una libertà che non è in grado di gestire, insomma, no? Cioè della serie, preferisco fare magari lo schiavo, un lavoro non appagante, alienante, umiliante, che avere tempo per me, magari pure in cassa integrazione, quindi senza ansie economiche, perché chiaramente non si sta a sindacare sui bisogni, ma non mi riferisco a un caso di indigenza estrema, ma proprio al fatto di avere tempo. E non a caso, poi cioè, ci sono anche, il linguaggio a questo livello, direbbe Gramsci, è sempre un sintomo, no? Quindi tempo da investire, un termine orrendo perché viene dall'economia, no? Come se cioè, il tempo, o il tempo è denaro, ma quando mai? Cioè il denaro è una convenzione, se domani decidiamo che le banconote o le transazioni sono zero, crolla tutto il sistema, e il tempo col cavolo è una convenzione, è la cosa più materiale che ci sia. Ci pensavo tornando qua dopo 2 anni, preso dalle malinconie, diciamo, madonna, sono passati 2 anni, no? Come dire, anche solo 2 anni hanno un peso che è materialissimo, tangibile nella vita di un uomo. E quindi appunto per tornare all'interrogativo, che ne è dell'uomo spirituale? Merton dice, provocatoriamente, come ovvio, che la via mistica può essere una strada da percorrere per tutti. Anche qui questo per tutti è problematico, nel senso che è chiaro che intende dire alla portata di tutti, che ha sicuramente ragione, poi nei fatti si traduce in una via per pochi. E la questione però a me sembra vitale, perché il religioso, per come lo conosciamo oggi, cioè il religioso per come è nato e si è sviluppato, no? Appunto religo vuol dire legare, cioè la funzione di legame, questo ci torna indirettamente Bordoni nel libro che citavo prima, non c'è più. A me è capitato di recente di infilarmi nel corso di una celebrazione e ho avuto l'impressione, la sensazione, come dire, di stare quasi in mezzo dei sopravvissuti, cioè era straniante, no? E mi domandavo in che modo poter collocare il percorso di San Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, Thomas Merton stesso, in un contesto in cui la religione e i monoteismi in generale, veramente dire che arrancano è usare un eufemismo, no? La risposta che viene, come dire, che mi viene da dare, in realtà la dà già Merton, perché essendo una via singolare, no? Cioè il religo, la creazione di legami in quel senso, ormai ha perso quella funzione storica, no? E la mistica in questo potrebbe avere davvero una qualche cosa da dire al singolo. Ovviamente si tratta, non possiamo contare sulla società, sulla storia, perché quelle vanno per conto loro, e come dire, è anche difficile, anche la nozione di filosofia della storia, insomma, è problematica di suo. E nel momento in cui il singolo cerca di affrancarsi, insomma, da un'idea istituzionale, quindi per esempio a me viene facile da contrapporre il mistico al sacerdote, no? Perché poi anche il sacerdote può essere un mistico, però prendiamo le due figure. Il mistico è qualcuno che parla per sé, è un solitario, non nel senso che vive, no, non è un isolato, non è un misantropo, no? Però è qualcuno che Merton parla di, distingue tra solitudine vera e falsa. È qualcuno che cerca la solitudine per meglio amare gli altri, no? E quindi parla per sé, non decide per gli altri, non parla, come dire, da un pulpito, e non è nemmeno una guida in realtà. Anche qui, magari può suonare un po' provocatorio, ma quando Merton parla della necessità, per esempio, di un mistico, di avere un padre spirituale, a me viene da pensare a Jung quando consigliava agli psicoterapeuti di andare in analisi, no? Perché c'è questa idea, Jung, che è lo stesso che dice non seguire Cristo, sii tu stesso Cristo, no? E ecco, mi piace questa idea, perché la trovo molto, citavo Jung, la trovo molto affine a una ricerca di se stessi. E Merton lo dice chiaro questo, dice: per me santo significa divenire me stesso. Può apparire un po' dissacratrice come idea, però
Non lo è poi così tanto se consideriamo che la sua concezione di mistica è Dio che si scopre in te stesso, no? Quindi non ha niente a che fare con la contemplazione dell'ego. E anche qui ritorna, soprattutto in noi sedi di contemplazione, sull'antitesi rispetto a una contemplazione del proprio ego, perché quella riguarda l'io esteriore, no? E anche qui non lo faccio per contrapporre il mistico al teologo tradizionale, perché sappiamo che poi in realtà nell'ambito della riflessione teologica questo parte da Agostino, no? Maria Sambrano diceva: nasce l'Europa, quando Agostino dice la verità è nella tua interiorità, quindi l'io interiore. Non c'è niente di nuovo in Merton in senso stretto sul piano delle nozioni pure semplici, però è il contesto in cui lui lo fa germinare e ha delle pagine che sono secondo me stupende, in questo caso in Nessun uomo un'isola, quando è di nuovo in polemica la società moderna, Bello, Bukowski, eccetera, che la conoscevano bene, la praticavano dall'interno, essendo anche parte dei prodotti, ovviamente, che facendo letteratura non si può che parlare di queste deiezioni qui, contrapponendo appunto l'individuo alla persona, cioè lui li distingue nettamente, no? Perché l'individuo per definizione è disperso, si può ribellare, però dice lui sarà una ribellione in nome di una, appunto, di una solitudine falsa, di qualcuno che si arrocca nella propria solitudine per una questione puramente contrappositiva di potere, no? E quindi di orgoglio, che peraltro orgoglio che può anche attanagliare, a volte incanalarsi anche nelle ambizioni più apparentemente ascetiche. È celebre, anche quello è un libro stupendo di Tolstoi, no? Il padre Sergio, questo ufficiale, un bell'uomo al massimo, all'apice della carriera, che lascia tutto e va a fare l'anacoreta nei boschi. Uno dice: ma... E poi viene fuori in realtà che il suo desiderio profondo è quello di voler essere il primo tra gli ultimi, quindi una volontà di potenza al contrario. Quindi Merton è lucidissimo in questo, anzi parla addirittura di rancore dentro i monasteri, no? Cioè, anche qui ci sono delle logiche che sono logiche mondane, quindi si tratta come sempre di sgombrare il campo dai pregiudizi. Ma la cosa più bella secondo me la dice quando parla che cos'è che fa una persona e quindi che smarca un singolo dalla sua individualità, dal suo essere individuo, cioè atomo, atomizzato, perché questo nella visione di Merton l'individuo è. E lui dice, mette, insomma, tira fuori dal cilindro, diciamo, un concetto, una nozione che è quella di segreto. Dice: non può esserci contemplazione se non vi è segreto, e una persona è tale in quanto ha un segreto, no? È bellissima quest'ultima, secondo me, perché noi diamo per scontato che il segreto sia quello che sveli, non so, in confessionale oppure dallo strizzacervelli, insomma, no? Quindi, che ne so, il trauma, la violenza subita, il padre eroinomane, la ragazza violentata, no. Il segreto qui in Merton è quello che tu realmente sei, ma non puoi comunicare, non puoi trasmettere a parole, non puoi neanche esprimere a gesti, cioè è la tua dimensione inviolabile. Ecco di nuovo la solitudine, questa solitudine. E lui dice: se tu davvero ami una persona, quindi una donna, un amico, tua madre, rispetti la sua solitudine, cioè. E quindi non disprezzi Dio, cioè lui dice: chi non rispetta la solitudine dell'altro, il suo fatto disprezza Dio, nasconde in se stesso un disprezzo radicale di Dio, no? A me piace molto questa, perché a proposito di intimità pubblica, cioè trovo che in quest'epoca in cui così facilmente si cede, beh, anche alla rivelazione di sé, nel senso dei segreti, dei fatti propri, no? Spalmati e diffusi ai quattro venti, ma anche questo tentativo, che è naufragato per definizione, di cercare di esaurire se stessi, appunto, non mi sembra distante a quello che diceva prima Alessandro, cioè questa sovraesposizione, ma non puoi esaurire te stesso, perché c'è un mistero. Questa è la nozione di Gabriel Marcel, che mi sembra che sia perfetta, no? Cioè, tu porti dentro, custodisci un mistero che tu stesso sei, e non puoi trasmettere agli altri, neanche la persona che è più vicina a te,
può solo annusarlo, può solo rispettarlo, può solo amarlo, però, però è qualcosa che rimane appunto inviolabile ed è giusto che sia così. Quindi anche l'idea di consumare questa, questa realtà ultima, che poi è l'istanza, è l'ultima istanza, no, di ciò che risuona dentro di noi come, come ciò che è più vero, e non è un caso, insomma, no, che nelle relazioni questo emerga con, e non sia dicibile con le persone a cui davvero sei più vicino. Ci sono, e qui davvero c'ho Arancia, secondo me, assolutamente ragione. Cioè, la verità sta davvero al di qua delle parole, no? Sarà banale, sarà un luogo comune, ma le persone che più amiamo, quelle con cui stiamo meglio e che ci capiscono, sono sempre quelle che riescono ad abitare il nostro silenzio, no? Proprio stando in silenzio loro. E quindi per me, cioè, questa, cioè, poi lui lo dice ovviamente con parole molto più efficaci delle mie, anche letterarie, sono stupende. Uno dei motivi per cui mi piace Merton è anche questa, questa sua capacità di, come Tolstoi del resto, in modi diversi, in campi diversi, di riuscire a unire una semplicità e una chiarezza cristallina che è solo quella dei classici alla fine. È un tipo di, come posso dire, l'esperienza che esiste solo per la memoria, no? Quindi come io non qualcosa in cui io non esisto più come soggetto, no? Poi chiudo. Tornare all'inizio è una radicale antitesi con una società che pretende che tu sia qualcuno, no? Mentre invece lo sappiamo perché l'eremita, quello vero, aspira a essere dimenticato, non per una rivalsa nei confronti della società o perché si senta un fallito, ma per una questione di umiltà autentica, no? Che è qualcosa che la società non può ammettere per definizione, perché oggi, come, come non mai peraltro, esisti solo se sei visibile, se ti rappresenti, se no non esisti. E quindi è chiaro che questo tipo di via va in tutt'altra direzione, insomma, anche allo spirito dei tempi, alla società in genere, in qualsiasi tempo, ma anche allo spirito dei tempi, allo zeitgeist, no? Però da un'altra parte mi viene da pensare, che veramente chiudo, che sia stato un po' sempre così, alla fine, cioè cambia, non è una differenza di sostanza, ma solo di grado, no? Schopenhauer, mi pare, diceva che i grandi saggi hanno sempre detto le stesse cose e il mondo ha sempre fatto la stessa cosa, cioè il contrario. E quindi qual è, intitolavo il sottotitolo, evidentemente era un'ipotesi, in realtà è forse più, è già troppo ardito dire ipotesi, è una tautologia o qualcosa probabilmente già compreso nelle premesse, no? Già contenuto nelle prime mosse del mio intervento, quindi non faccio che esplicitarlo. Si tratta probabilmente di ammettere che non possiamo sapere fino a che punto la via mistica o la mistica possa, appunto, per citare il titolo di Merton, dare nuovi semi di contemplazione, perché per definizione potrebbe già esserci qualche stella, no? Che brilla nella volta celeste della nostra cecità, diciamo, ma nessuno ancora ha occhi per vederlo. E quindi dobbiamo ammettere, ed è molto triste, perché ovviamente le scienze umane cercano sempre giustamente di portare alla luce ciò che può essere compreso, e quindi diffidano dell'eterogenesi dei figli, no? Però appunto quello che è confortante è che nella storia, anche nei periodi più bui, e penso che tutto sommato lo siano, anche nel nostro, forse soprattutto nel nostro opulento e sonnacchioso occidente, non solo a Kabul, io trovo anche consolante pensare che mentre parliamo ci sia già qualcuno che sia riempito, insomma, dalla voce del divino, qualsiasi cosa ciò voglia dire, e che magari stia gettando luce su qualcun altro che ancora non lo sa e che in qualche modo però troverà a beneficiarne. Basta, io avrei finito.